Ci sono due punti molto curiosi, che sono l'incontro fra un garofalo della Fondazione Cini, appunto della collezione Cini, dove ha questa straordinaria, annunciazione, sempre l'angelo. L'angelo ha sempre o quasi sempre la posizione delle tre dita in un modo piuttosto curioso che riguarda sempre però un mondo bizantino, cioè la richiesta di parola, la richiesta di, il gesto di richiesta di attenzione, insomma, ma anche di annuncio. Il garofalo ha questo straordinario, lo vedrete, piuttosto curioso, e parlo sempre di venezianità nascosta, insomma, piccolo contenitore, una sorta di trompe-l'œil straordinario in cui c'è la clessidra, in cui ci sono le cesoie, ma soprattutto, mi dicevano degli storici del vetro, c'è una rappresentazione di un vetro di Murano rarissimo, tra le altre cose, per cui tutto ritorna un po' a una sorta di, come dire, canzone veneziana.